anche per costruire delle relazioni con gli altri che siano positive, che siano creative e di cui anche ci si possa assumere in qualche modo la responsabilità. Ecco, io questa è la domanda sostanzialmente che mi sono fatto e la risposta che ho cercato di darmi è che sì, è possibile utilizzare Facebook in questo modo, che è un modo in qualche modo umanistico di pensare Facebook. Devo dire che nella mia ricerca, diciamo, di un approccio umanistico a Facebook, ho trovato anche alcune resistenze molto forti. Vi leggo un commento di Stefano Ciavatta che, come commento al draft, diciamo, del saggio che ho scritto su Lettera Attitudine, dice ma qui ne sono usciti anche troppi di articoli su Facebook, quasi nessuno riesce davvero a essere un articolo tecnico sulla piattaforma, si prende Facebook per parlare di tutto. In pratica si ripetono, scrive questo Ciavatta, gli articoli scritti all'epoca sui blog. Solo che sono passati molti anni e un po' di alfabetizzazione informatica c'è stata. Facebook non cambia la sostanza di chi naviga già in rete. Nulla sulla rete si inventa, ma tutto viene convogliato per poi tornare in circolo. Le dinamiche di Facebook sono le stesse di forum e newsgroup, ma anche di MSN e company. A queste dinamiche si è affacciato un mondo finora estraneo, anche un po' snob, dove un blog viene giudicato ancora un'eccentricità, un mondo molto narciso di default. Ed questo è strano perché di solito gli umanisti, scrive Ciavatta, sono quelli al centro del mondo, ma la blogosfera e il web non si muovono grazie a quest'area intellettuale molto pigra, ma su altri ambiti come le telecomunicazioni e il marketing. L'editoria non è affatto 2.0 e in molti casi non è professionale. Poi conclude, analizzare Facebook come si sta facendo, il riferimento appunto era alle mie note e al draft, significa utilizzare una soglia di attenzione che il web non vuole né consente. Troppe analisi e parole non servono, bastano il normale utilizzo quotidiano. Quindi è evidente, no, in questa posizione, che per carità io rispetto, ma che è chiaramente la classica posizione taylorista, no, che lascia ai soli esperti, scientificamente accreditati, la possibilità di valutare il mondo. È una valutazione comunque unicamente tecnica. Qualsiasi tentativo di andare oltre, di sviluppare un'analisi, di proporre una visione critica, è un'interpretazione che non sia in linea con la superficialità richiesta, diciamo, dall'omologazione al pensiero unico, sono guardate con errore, no? Quindi il tentativo è quello di respingerle, di demonizzarle, di banalizzarle, perché solamente i tecnici, no? Chi ha in mano la tecnica ha la possibilità di dare i responsi e di guidare il resto dell'umanità. Fortunatamente, credo che ormai Wikipedia ha dimostrato ampiamente che l'enciclopedia britannica ha fatto il suo tempo e che più in generale la Wikinomics richiede un livello di apertura mentale ben diverso da quello posseduto da quelli che io chiamo i brontosauri fordisti, che però sono ancora presenti fra di noi, comprensibilmente recalcitranti davanti alla prospettiva della estinzione che credo inevitabilmente li attende, no? Ecco, quindi quando noi cerchiamo di proporre delle riflessioni sul carattere umanistico di Facebook, dobbiamo essere ben consapevoli che affrontare questi temi ci pone immediatamente sotto la lente appunto del pensiero omologante, che farà di tutto per demonizzare, per banalizzare i nostri tentativi. Volendo però andare avanti e non scoraggiarci davanti a queste prese di posizioni, diciamo, costituite o che tendono a semplificare il tutto, no? Cioè, dice, ma sì, ma Facebook è uno strumento di comunicazione, usiamolo per quello che è, non ci facciamo tante menate, no? Appunto un approccio, come dire, superficiale. Se vogliamo andare oltre a questo, non ci dobbiamo comunque certamente nascondere che in particolare appunto Facebook ha delle specificità tecnologiche e ci sono delle costruzioni che non sono irrilevanti, no? Anzi, è opportuno valutarle attentamente, soprattutto rispetto ai temi legati alla creatività, no? Laddove il network Facebook è in realtà un network che mette in connessione persone e non pagine web, ecco, allora se questo è vero dovremmo trovare anche, come dire, delle funzionalità che ci consentano
di mettere concretamente in atto questa visione. Mario Hess, per esempio, appunto, ha suggerito che Facebook e i social network in generale potrebbero affinare le categorie delle connessioni, distinguendo tra maggiori possibilità, esatto, cioè Zig, di determinare il valore di ogni connessione in analogia con le relazioni sociali e fisiche, cioè non semplicemente distinguere fra amici o non amici, ma fra conoscenti, simpatizzanti, colleghi di lavoro, amici nella real life, amici in rete, ma questo per esempio a un livello così, a un primo livello sarebbe già comunque una prima facilitazione per fare in modo che, diciamo, il panorama di connessione che abbiamo sia più vicino a quello che è effettivamente la valenza anche emotiva, no? Di quello che oggi in Facebook viene genericamente definita amicizia. Ci sono poi degli altri limiti tecnici. Io, per esempio, anche in questa stessa esperienza è apparso molto chiaramente che il numero di caratteri disponibile per i commenti alle note, lo stesso spazio massimo che è consentito per le note, è un limite. Facebook è pensato sicuramente non per discussioni approfondite, ma per un cazzeggio, se vogliamo, abbastanza superficiale. Se si vuole tentare di sviluppare un ragionamento, bisogna frammentare il discorso in due o più blocchi, no? E metterne uno di fila all'altro. Quindi è chiaramente uno strumento che, almeno nell'attuale release, è pensato per navigare in superficie. Lo si può poi portare più in profondità, ma bisogna forzare in qualche modo il sistema. Nonostante però questi altri limiti tecnici, per esempio un navigatore esperto della rete come Gian Ruggero Manzoni, che in Facebook gestisce un gruppo con più di 1200 iscritti, se non ricordo male, mi scrive dicendo che lui vive Facebook molto meglio dei blog che ha gestito in prima persona, a cui ha collaborato, ai blog collettivi, ovviamente. E lui dice: in realtà il limite